Allora, fatemi vedere un attimo. Teoricamente così. O era conferenza, non mi ricordo più. No, non era conferenza. Adesso vi faccio vedere tutto un attimo. Ma scusami, ma la seconda webcam dov'era? No, perché era qui. Aspettate un attimo, perché mi sa che non ce l'ho. Aspettate un attimo. L'aggiungo. Mi sa che non l'avevo mai fatto qua. Mi sa che l'avevo fatto nel mio, probabilmente. Allora. Vediamo se funziona. Ma la prende la seconda webcam, funziona? No, aspettate un attimo. Perché ovviamente io ho due webcam uguali e il problema è che hanno lo stesso nome, quindi è sempre un po' un casino. Però teoricamente c'è, è lì. No, non c'è modo di rinominarla, però teoricamente c'è. Dovrebbe averla presa. Ma non la prende. Ma se io cambio scena, si può fare? O butta giù? Ah, ok, si può fare. Ok. Posto. Siamo passati nella mia e così non ci sono problemi. Allora. Abbiamo un po' di roba. Posso zoomare un pochino? Il massimo. Ok, vabbè, è il massimo. Poi per la messa a fuoco vediamo. Allora, c'è un po' da metterla in ordine perché arrivo subito. C'è un casino, un attimo. Allora, ci abbiamo luce intensa siderale. Scarlatto e violetto. Scarlatto e violetto. Astri minchioni. Centezza, scarlatto, astri. Centezza, scarlatto, astri. Centezza, astri. Centezza. Centezza, scarlatto, astri. Astri. Scarlatto. Centezza, lucentezza, evoluzione etere, ossidian, origine perduta, origine perduta, origine perduta. Quante lucentezze abbiamo? Evoluzione, origine, origine, origine. Centezza. Ho preso le tin, sì, e alcune collezioni. Centezza, evoluzione, origine, lucentezza, lucentezza, evoluzione, origine. Ok. Allora. Tanto dentro c'erano dentro le spillette di palche e di alga, ma fanno cacare. Dov'è il fuoco qua? Beh, in realtà non sono neanche così brutte, però. Poi dentro le collezioni c'erano.
di alga. Di alga. Vabbè, chi se ne frega se non è fluida. Io tanto sono fermo. E poi c'era anche il palchione. Queste mi fanno cacare. Sinceramente, queste mi fanno cacare. E c'è anche questo. Madonna, che brutte che sono. Sì, le piastre fanno proprio cacare. E ok. Sì, ci stanno, ma vabbè. Sono le promozionali, d'altronde. Può essere la webcam, tranquillamente. Allora, da dove... Ah, tra l'altro vi faccio rivedere questa invece. A me piace. C'è anche quella tutta a modi mosaico, ma quella devo capire ancora bene come procurarla. Ora, vogliamo fare le scommesse anche? Volete essere ludopatici anche oggi? Allora. Vediamo. Vediamo. Prossimo pullino. Mettiamo nel pacchetto 1, nel pacchetto 2, nel pacchetto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 o più. Avete 1 minuto 30 secondi di tempo. Vai, fatti, ferro. Vabbè, ma è su. Allora, evoluzione tere e origine perduta li lasciamo per ultimi. Sono i test, i set più. Usiamo da scarlatto e violetto, che è quello un po'. Ne. Avete scommesso? Sì. Allora, iniziamo. Scarlatto e violetto. Allora, il trick dovrebbe essere sempre a 4. No. Il trick non è a 4 perché è scalato violetto. Mi ero dimenticato. Qua il trick è a 1. Comunque va a scatti perché è zoomata. Vabbè, ho sbagliato tutto il trick, ma pazienza, tanto il pullino qua mi sa che non c'è. E infatti, ah no, è giusto il trick, posto. Quindi 1, niente. Iniziare con un oggetto. Ok, ho volato giù. Carta normale.
niente, anche il 2. Sì, Spiegatito è molto figo. Questa è proprio disegnata strabene. Di chi è? Tsuruta. Allora, questo è il terzo. Fammeli buttare giù. Poi dopo farò pulizia. Spiegatizi, no? Niente. Bello sto slowpoke. Siamo a 3. Mettiamo prima reverse, seconda reverse. Gyarados X lo consideriamo pullino e quindi vince il 4. O vogliamo dalla prossima escludere le X? No, però le X sono sempre pullini, quindi tocca. Nessuno ha votato il 4, eh. Io ve lo dico, nessuno ha votato il 4. Quindi avete perso i punti? Cosa è successo? Avete perso i punti, quindi boh. Boh, riproviamo. No, consideriamo anche l'ex come pullo, per forza. Vadi, vadi, votate. Ma tutti e tre state votando, scusami, eh. Allora, tanto il primo. Tutto sfocato, perché adesso è tutto sfocato. Niente al primo. C'ha l'energia, va? Beh, i miei all'uno hai messo. Sì, può essere. Oh, sto fuoco. Niente, non vuole mettere. Scusami, se io lascio qua. Che okay, questa è l'altezza giusta. Niente. Due, niente. Ora. Facciamo il ballo pure di lucentezza siderale. Qui non mi ricordo cosa si può pullare di bello. Qui c'è il trick a quattro.
Ma qui c'è anche lo spoiler del codice. Questo è il terzo. Giavaduismo. Sai che mi sa che vedo qualcosa? E c'è il pullino qua. Qui c'è il pullino. Vedete il bordo nero? Bella. Cazzo, che bella. No, tipo, se non lo so, non posso gradarle tutte, graderò proprio le più. Questa è figa, però. Sì, davvero, ferro? Poi la battuta. 40 euro vale sta cosa? Allora sì che forse ha senso gradarlo. Ma ci penso, Tiwat. Non c'è. E anche centrata. Minchia, anche Tiwat è anche centrata da Dio. È centrata abbastanza bene. Forse leggermente sopra più grande, ma. Va bene. Mettiamola da parte per ora. Mettiamola qui. E comunque siamo al 3. Quindi paghiamo le bets. Beh, avete fatto bene a scegliere intanto il 3. Dite che è sempre 3, eh? Vediamo il prossimo. Via il pronostico. Vai, vai, votate, votate. Andrea, si vedono. Non rompere, scusami, si vedono. Come fai a dire che non si vedono? Cioè, si vede. Se non la vedi sei cieco. Ovvio che se dici là sotto è normale. Un video nel back to back. Codice nero. Se anche del codice bianco che teoricamente non si bisogna trovare nulla, ho trovato una carta da 40 euro. Ma forse è meglio trovare codici bianchi. No, no, in realtà è TWS giusto. Il codice bianco puoi trovare solo il Trainer Gallery. Ed è appurato. Codice nero invece puoi trovare dalla olografica in su. Il codice bianco trovi solo le Trainer Gallery. Infatti abbiamo trovato le Trainer Gallery. Ma solo per un'espansione? Beh, oh, back to back. Mi fa cagare, però è back to back. Ma come 30 euro? Ma non è vero, Ferro. Ma non, che cazzo stai di? È una V normalissima. Come fai se è 30 euro? Dove li stai guardando?
Ma non è possibile, ma qua sarà la V, è la 1 di 189 di lucentezza siderale. Grazie, Silvestre Sballone, grazie 1014. Grazie, Silvestre. Questa qua varrà sì 30 centesimi. Aspetta che devo fare il pronostico. Vadi, votate. Grazie, Wilburone. Malcagata. Bello però come nome, malcagata. Non da pisolo d'oro, ma quasi. Grazie, Wilburone, sempre gentile. Votate, votate. Vediamo se ha ancora il back to back. Codice nero. Vabbè, ma ci sta, ma le V non valgono niente. Back to back, di nuovo. Vabbè, ci prendiamo la V di Star. Queste, allora, ad esempio, a me queste qua non piacciono, cioè sono, boh, a me non piacciono queste capite la differenza tra le V normali e le V alternative, cioè diciamo che la differenza c'è. Centesimi, guarda, pensavo meno. Oh, nessuno ha votato zero, eh. Mi spiace, ma vi sto facendo buttare via un sacco di punti. Vai, votate. Non può essere un altro back to back, dai, il terzo consecutivo. Codice bianco. Non ho fatto il trick, però vabbè. Back to back. Bella anche questa, cazzo. Questa è bella. Non da gradare questa Tiguaz, ma bella. Anche perché è un po' decentrata. Tiguaz. Sì, ma non sto trovando le carte super incredibili. Quanto vale questa? No, cioè, io voglio trovare proprio quelle belle, belle. Cioè, queste esteticamente sono fighissime, eh. Non mi lamento. 1,69 euro. Cioè, questa non ha senso da gradare. Queste le tengo comunque, non le vendo. Quelle altre, le V normali le vendo, ma queste le tengo, le colzo. Ovviamente dell'album. Allora. Scegli il risultato, sempre uno. Avvia pronostico, avvia. Dai, non è possibile ancora un back to back. No, dai. Non ci credo adesso, non ci credo più. Non
Ma no, Yusa, non è normale che sia in tutti, non è per niente normale. Avete votato? Credo di sì. Vedi? Questa era vuota. Bello, sto seduto. Siamo a due consecutivi vuoti. Come godi? Scusami. Uno, due, cinque, sei. Ostia, tre vuoti, erano tutti consecutivi quelli pieni. Ah, ci stai. Tutti i codici bianchi stanno uscendo. Ursa, Mantara. Bello sto Scyther. Cazzo c'è là in fondo? Ma eccola. È una persona? Sì, sembra un allenatore. Niente, siamo a quattro consecutivi vuoti, eh. Questo è il quinto. Sempre bello sto Eve. O esce qua o tutti perdono. E mi sa che perdete tutti. Sono tutti codici bianchi. Ok, che prima ho trovato lo Starmie, eh? Quindi diciamo che il codice bianco è relativo. Però vedi che funziona T-Watts sta cosa dei codici bianchi. Ancora codice bianco, ma non è possibile. È una tragedia adesso. Erano tutte consecutive prima. No, i codici bianchi T-Watts hanno solo la Trainer Gallery. E infatti, se noti, le Trainer Gallery sono tutte nei codici bianchi. Codice nero, attenzione.
Non ha senso, però effettivamente facendo gli spacchettamenti funziona. Tra l'altro, il codice nero può essere anche l'olografica, eh. E invece c'è il signor Choi. E che cazzo è il signor Choi? Chi cacchi è? Ma non è un caso. Io ho messo migliaia e migliaia di spacchetti che ci sono stati. Sembra così. Mi somiglia? Bah, più o meno. Un po' tirata, eh. Uno di Legend Arceus, eh. Allora, quanti erano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vince l'8, ma mi sa che nessuno l'ha votato, infatti. Vadi col prossimo. Mica avete tutti votato l'1. Occhio che di lucentezza serale ne mancano due, poi passiamo a astri lucenti. Queste le posso anche spostare momentaneamente. Ok. Ok, avete votato. Ah, ok, di WhatsApp. Però sta funzionando così, vedi, adesso è codice bianco. Vediamo. Codice bianco. Ok, non c'è niente il codice bianco. Codice nero. Vedi, può essere anche solo l'olografica. Astri, Lugiandi. La scatola violetta non funziona più con i codici. Codice nero. Vediamo se anche su astri lucenti funziona. Codice nero e pull c'è. Queste mi fanno cacare, cioè, che senso hanno queste cose? Cioè, come queste qua. Vabbè, vince il 3. La maggior parte ha scelto il 3. Sì, è sempre del. Sì, o fai ban graphic lì, il 5, quelle cagate lì. Via, come date.
Spoilerino, codice bianco. Vediamo. Perché? Perché al contrario? Vabbè. Casa del Duce, sì. Tutti i codici bianchi sono. Vedi che c'è il pullino? Vedi che la trailer gallery col codice bianco? Ma Mustard, che cazzo è? Le trailer gallery sono coi codici bianchi. Vince di nuovo il 3. Oh, pochissimi qua hanno votato il 3. Eh? Qui si pigliano un sacco di soldi. Via col pronostico. Ultimi due di Astri Lucenti, poi si passa a Origine Perduta. Aspettiamo che finisca il voto, però vi spoilerò all'ultimissimo codice bianco. Niente. Codice bianco. Bellissimo questo. Origine per... Pensa se troviamo il tiratino. Beh, codice nero. Drapion B. Orribile pure questa. Fa veramente schifo pure questa.
sempre tre. Ciao questo. Ma anche qua nessuno ha votato il 3, oh. Tutti il 2 avete votato, ma che... Pochissimi hanno votato il 3. Qua vengono con un sacco di soldi. Via col pronostico. Non ne mancano più tantissime. Beh, oddio, bruttino. No, cioè, dico la carta, poi Pokémon. Madonna. E poi c'è il finale, ci sono 4 pacchetti di evoluzione terra. Che questo, ogni pacchetto ormai si trova a 15 euro, ormai sto pacchetto. Ma se abbiamo tutto l'art? Tutto il set? No, quasi, che palle. Stanno a tanto, evoluzione terra. Manca Espeon, sì. Kydra! Back to back, sì. Pure questa, orribile. Sono giusti giusti 10 pacchetti. Ah, l'avete visto il codice? Codice bianco. Niente. Era Silvion, no? Forse sì. Ma che è successo a sto codice? Tutto distrutto qua. Madonna, spero che non ci sia nulla perché l'ultima carta è rovinatissima. Bello sto Pikachu. Bestia, se si è aperto male sto pacchetto. Altro codice bianco. Carino sto Hunter. Niente. Bello, Mimikyu è sempre carino. Ciao T-Watts. A me è quasi finito. Niente. Mi sa che andiamo verso il fine, eh? Non c'è più niente. Attenzione, codice nero.
Pass. Inkai, Basculin, Pantu, Makuhita, Reverse Arcanine, bellissimo. E niente, l'olografica. Niente, mi sa che il Giratina ce lo scordiamo. Codice bianco, quindi niente. Ora, su evoluzione intera non so se funziona questa cosa del codice. Niente. Gli ultimi 4 di evoluzione etere. Vediamo. Qui si possono trovare carte dal valore di fino a 1000 euro. Ma non succederà mai. Però. Ma non succederà, andate tranquilli che non succederà. Play, Lotad, reverse di Phoebus e una rara non holo. Quindi codice nero, rara non holo, quindi qua la cosa dei codici non funziona. Anche perché sono tutti neri, quindi. Golduck, Hippo, Acchiappa Pokémon, Carvagna, Punkbabu, Deino, Cinciu, Litleo, ma non era Litleo? Litleo, ok. Deve essere Carvagna e un Drampa, raro non holo. Gli ultimi 2. Energia, quanti la scavo, suono, Ursaring, Deino, Cinciu, ma, ma tutte uguali su. Suablu, Reverse Fletchinder, un Gorgon, raro non oro, mica se evoluzione però non droppava mai in cavolo. L'ultimo, ma sarà vuoto sicuramente anche questo. Ancora, tutti i pacchetti c'era. Vuoto come un deserto proprio, evoluzione etere. Quelle sono impossibili da trovare. Allora, e quindi qua vince. Vince il 10 più che nessuno ha votato. Niente. Quindi, recapino. Recapino. Goldra di Isui. Trapion, il signor Mostarda, Raikou, Choi, Cleavor, questa carina, Starmie, Beedrill, Gyarados, poi qui ci sono le promozionali, e ultima, ma non ultima, Starmie. Eccoci qua. Bene, 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 bene.
Pacchettamento così così, dai. Non è dato malaccio. Ma neanche benissimo. Quindi. Niente, allora. Diciamo che chiudo qua. Ci vediamo. Aspetta, fatemi andare in full faccia. Ci vediamo stasera con Moro. Io non ci sarò. Mi sa che le cuffie si stanno scaricando. No, mi sa che si sono spente proprio perché non c'era l'audio, giustamente. E ci vediamo invece, mi raccomando, domenica sera, ricordatevi, con la battaglia delle sigle alle 20:10.